Una volta raggiunta la PCR midollare negativa, il paziente è totalmente fuori pericolo? Vi dico sì, ma dipende. Cosa vuol dire? Perché facciamo la PCR midollare? Che cosa vuol dire? La leishmania si accumula in vari distretti, si accumula nei vari organi, si accumula nel fegato, nella milza, nel sangue, nel midollo osseo, ma ci vuole un organo per poterlo campionare in maniera facile, dove io so che se c'è in quell'organo il paziente ha sicuramente la malattia e so che se è scomparso da quell'organo la carica parassitaria si sta abbassando a tal punto che non è più rilevabile. L'organo in questo momento che è considerato migliore è il midollo osseo. Nel sangue la leishmania, anche se presente, scompare rapidamente e non è sempre presente, bastano pochissimi giorni di cura per farla scomparire. Nel linfonodo si ci accumula abbastanza velocemente, ma anche lì scompare, nonostante ancora il cane non sia guarito, scompare rapidamente. Nel midollo osseo è l'ultimo organo a scomparire degli organi campionabili, a scomparire. Cioè vuol dire che se il cane ha la leishmania, mi risulta il midollo positivo, faccio la terapia, con 30 giorni di terapia il cane ha ancora parassiti all'interno del midollo. A seconda della carica ci sono pazienti che possono smettere di avere la carica parassitaria addirittura dopo 6 mesi di terapia con i farmaci anti-leishmania. E cosa succede se io non ho più leishmania rilevabile nel midollo? È presumibile che anche negli altri organi in cui si accumuli non è rilevabile. Non è rilevabile vuol dire che non è che vuol dire che non c'è. Vuol dire che le apparecchiature a nostra disposizione non le rilevano, perché oggi il limite di rilevazione è 100 copie, che vuol dire 100 replicazioni del DNA della macchina, ma è una cosa troppo tecnica, ci interessa poco. Logicamente io potrei avere 99 cicli, quindi ancora presente ma sotto la quota di rilevazione, e a questo punto cosa succede? Succede che se passa del tempo, le leishmanie, una volta tolta la terapia antibiotica, continuano a replicare e io me le ritrovo dopo 1, 2, 3 mesi, 6 mesi. Questo è il motivo perché una volta fatta la PCR midollare, questa va ripetuta, noi normalmente chiediamo ai nostri pazienti di ripeterla dopo 6 mesi. Logicamente se io dopo 6 mesi ho ancora una PCR midollare negativa, considerando che mi trovo di fronte a un parassita che replica e gli ho dato 6 mesi di tempo e non si è fatta viva, posso presumere che questo paziente non ha più l'infezione. Poi cosa si fa con questi pazienti? Siccome c'è sempre il rischio che possa ripartire, vengono monitorati negli anni. Qual è la mia esperienza? La mia esperienza è che se il paziente ottiene 2 PCR midollari negativi a distanza di 6 mesi, ci vogliono mediamente negli anni 100 pazienti per averne 5 ricadute. Quindi vuol dire che ne ho 95 che, una volta raggiunte le 2 PCR negative, tendono a vivere la loro vita senza avere più ricadute. Succede che qualcuno abbia nuovamente la forma di leishmania? Sì. Di quelli che appuriamo che non hanno avuto punture di pappataccio, sembra che il 5% tenda a ricadere, l'altro 95% no, ma ci sono anche quelli all'interno di quel 5% che non lo possiamo mai sapere, vengono punti dall'insetto vettore e la malattia riparte. Logicamente ci sono due aspetti fondamentali da prendere in considerazione. La terapia convenzionale non riesce a portare il paziente negativo alla PCR midollare, o se lo riesce a fare lo fa in pazienti che hanno una carica bassissima e pazienti molto fortunati. Questo perché i 28 giorni classici di miltefosina o di glucantime non sono in grado di abbattere sufficientemente la carica parassitaria a tal punto da portarla a zero. Due, questo è un problema di sicurezza. Con la terapia convenzionale non si può andare oltre quei giorni perché il paziente tende ad avere gravi effetti collaterali da farmaci. Secondo aspetto, raggiungere la negatività midollare molto spesso è un percorso lungo e accidentato, perché il paziente va messo in terapia per mesi, addirittura ci sono pazienti che superano i 6 mesi di terapia per poter raggiungere questa situazione. Ma la cosa importante non è solo raggiungere la negatività midollare, ma è anche andare a sistemare tutto quello squilibrio immunitario che il paziente ha in corso di leishmania, e una volta poi abbattuta la carica gli permette di combattere la leishmania in modo autonomo e non aver più bisogno dei farmaci. Discorso lungo, se vi trovate in una condizione del genere vi consiglio di chiamarci e vi aiuteremo un centimetro alla volta a uscire dalla malattia.